Buonasera e benvenuti in questo nuovo gameplay walkthrough su Pokémon Giallo, Pokémon versione gialla, chiamatelo come volete, e dopo aver fatto appunto il gameplay walkthrough completo di Pokémon Blu che trovate nelle schede, di cui trovate il primo episodio nelle schede, andiamo con l'episodio 1 di Pokémon versione gialla. Pika! Sono molto curioso di giocare questo gioco perché non l'avevo mai giocato. Ora andiamo con le opzioni, come al solito, velocità, lunghezzo e velocità testo, veloce, animazione, sì, stile lotta, scegli, suono, mettiamo cuffie, mono, mettiamo cuffie 1, direi che va bene, e stampa, normale, scura, molto chiara, mettiamo normale, ok, nuovo gioco. Andiamo subito a giocare. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace per questo nuovo gameplay, let's play, di commentare facendomi sapere qual è il vostro rapporto con Pokémon Giallo, se magari è uno dei primi Pokémon che avete giocato, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Ciao a tutti, benvenuti nel mondo dei Pokémon. Mi chiamo Oak, però la gente mi chiama professore dei Pokémon. Questo mondo è abitato da creature chiamate Pokémon. Per alcuni Pokémon sono piccoli amici, altri li usano per lottare. In quanto a me, lo studio dei Pokémon è il mio lavoro. Prima però, dimmi come ti chiami. Eccoci qui. Andiamo con Giallo, Ash, Gigi. Non si sa bene per quale motivo ci sia Gigi. Il bimbo Gigi, quello di Aldo, Giovanni e Giacomo. Allora, andiamo con Glacial. Come ormai sapete. Ecco qua, ci sta perfettamente. Bene, il tuo nome è Glacial. Questo è mio nipote. Ah, qua non ti chiede però la conferma del nome, quindi se sbagli a scrivere sei fregato, devi ricominciare il gioco. È stato tuo rivale fin da quando eri bimbo. Potresti ricordarmi come si chiama? Ma certo che sì. Si chiama Gary. Dato che questo è il videogioco più vicino all'anime, dato che abbiamo Pikachu, eccetera, eccetera. Lasciamolo chiamato Gary. Ah sì, ora ricordo, si chiama Gary. Glacial, la tua leggenda nel mondo Pokémon sta per iniziare. Ti aspetta un mondo di sogni e avventure con i Pokémon. Andiamo. Ok, tutto bello giallo. Ok, non è molto giallo questo. Siamo nella nostra cameretta, andiamo a prendere la pozione che troviamo qui. Ok. Guardate che non sottovalutate il fatto che ci sia una pozione lì, cioè in realtà è una scelta molto oculata da parte dei programmatori per permetterti di vincere quasi al 100% il primo scontro con il rivale. Ascolta, prima o poi tutti i giovani vanno via di casa. Lo dice anche la TV. Il nostro vicino, il professor Oak, ti sta cercando. Andiamo subito. Beh, abbiamo già giocato ad un videogioco della prima generazione, ovvero Pokémon Blu. Quindi non staremo proprio a leggere tutti i personaggi, a incontrare tutti gli NPC, a leggere tutti i dialoghi. Cerchiamo di giocarcelo per vedere più che altro le differenze tra Pokémon normale, ovvero Pokémon blu, verde, rosso e Pokémon giallo invece. Qui abbiamo una differenza già. Abbiamo il professor Oak che cattura un Pikachu davanti a noi, un Pikachu selvatico. Va la maestria del professor Oak, eh? Puffa. Puff, così. I Pokémon selvatici appaiono all'improvviso. Hai bisogno di Pokémon tuoi che ti proteggano, fidati di me. Seguimi. Vai, seguiamo questo signore anziano nel suo laboratorio, tra virgolette. Andiamo, andiamo. Ed eccoli, Gary. No, no, non ne posso più di aspettare. Ehi, Gary, come mai sei già qui? Ti avevo detto di venire più tardi. Ah, fa lo stesso. Aspetta qui. Ascolta, Glacial, vedi quella palla lì sul tavolo? È una Pokéball. Lì dentro c'è un Pokémon. Puoi prenderlo. Avanti, è per te. Ehi, nonno, e io? Abbi un po' di pazienza, Gary. Ce n'è uno anche per te. Ok, qui abbiamo solamente una scelta, giustamente, ovvero Pikachu. Oppure no? Non esiste, Glacial. Questo Pokémon lo voglio io. Gary si prende il Pokémon. No, Gary! Gary, ti pare il modo di comportarti? Nonno, lo voglio io questo. Ma io... E va bene, tieniti pure il Pokémon. Te ne avrei dato uno comunque. Glacial, vieni qui da me. Questo è il Pokémon che ho appena catturato.
puoi prenderlo, ma attento, è ancora selvatico e ribelle. Giustamente, è il Pikachu. Vuoi dare un soprannome a Pikachu? No. E a questo punto direi che posso controllare cosa c'è qui dentro, magari c'è uno strumento invisibile? No. Tu Gary cosa dici ora? Il mio Pokémon sembra molto più forte, grazie al cavolo. Allora, vediamo un po' il nostro Pikachu, info. Ok, ancora un gioco di piena prima generazione, quindi immagino non abbiano le abilità, non abbiano un cazzo di niente, praticamente. Ok, hanno tuono shock e ruggito come attacco. Ok. Sfida contro Gary? Proviamo i nostri Pokémon. Coraggio, ti sfido, vai, vai, sfidami. Sfidami assolutamente. Allora, Gary vuole lottare. Ma tutti giallini. Ah, lui ha preso Eevee. Ok, bello. Andiamo di tuono shock. Gli facciamo abbastanza male, eh. Noi non abbiamo statico. Dobbiamo assolutamente ridurgli l'attacco. Perché ci fa malissimo. Ok, lui ha fallito il colpo coda. Ottimo. E noi andiamo di tuono shock. Perché vi ricordo che nella prima generazione possono fallire anche le mosse di stato. Quindi non c'è nessuna mossa che abbia il 100% di precisione assoluto. Ok, mo con un attacco ci sciotta lui, quindi vediamo di ucciderlo. Dai! Ok, ha usato ancora colpo coda e ha pure fallito. Ah, nabbo. Ok, abbiamo battuto Eevee, ci siamo presi 97 punti esperienza. Come vedete in prima generazione non vediamo la barra di esperienza che sale. Abbiamo speciali 11, velocità 17, attacco 12, difesa 9. E impariamo anche colpo coda. Ok, abbastanza useless. Cosa? Non può essere. Era il Pokémon sbagliato. Avresti dovuto prendere Pikachu. Ok, allenerò il mio Pokémon per rinforzarlo. Grazie al nonno, ci vediamo dopo. Perfetto. Oddio, come? Ma a parte che mi sono spaventato per quel Pika direttamente nelle cuffie. Era molestissimo. Ma guarda questo. È strano, ma pare che Pikachu non voglia saperne delle Pokéball. Dovrei portartelo appresso così. Questo dovrebbe farlo felice. Così gli puoi parlare e vedere se gli piace. Vai, parliamogli e vediamo se gli piacciamo. Sta dormendo. Probabilmente non gli piacciamo più di tanto. Allora. Ah, tra l'altro quando ci giriamo sbattiamo sempre contro Pikachu. Ok. Dovresti parlargli per sentire come sta. Ma va bene, grazie, ho capito, professor Oak. Dite che ci sarà ancora da fare la roba del pacco di Oak. Andiamo a dare una curata al nostro Pikachu dalla madre. Ok. Perfetto. Ole, Pikachu levati. Madonna, ogni volta che mi giro Pikachu romperà le balle. Andiamo avanti, andiamo nell'erba alta. Cambiato anche il colore. E lì c'è il tizio che ci darà la pozione. Vediamo, Primo Pokémon di Pokémon giallo cambia anche lo sprite. E vediamo un PJ. Ha cambiato anche lo sprite di PJ. Ora magari sarà tipo volante o no? Vabbè, lui era già tipo normale volante. Era Raffica come attacco che non era volante. Che mi sembrava molto strano. Ok, tu lavori per il Pokémon Market e mi dai una pozione, vero? Sì. Ottimo. Proseguiamo. Se incontreremo altri Pokémon selvatici, Pikachu li shotterà tutti con tuono shock. Tu dici qualcosa di utile? No, dici solamente che possiamo saltare i cespugli. Barra recinti. Allora, direi di trovare un altro Pokémon qui per allenare un po' Pikachu prima di andare direttamente a Smeraldopoli. Ok, anche Rattata è cambiato come sprite. Beh dai, potremmo allora notare i nuovi sprite con questo gioco. Per adesso sono molto più belli questi rispetto a quelli di prima generazione. Cioè rispetto a quelli di rosso, blu e verde che abbiamo visto nell'altro gameplay. L'abbiamo anche paralizzato, che culo. Ok. 16 punti esperienza, beh, ce li portiamo a casa, tranquilli. E andiamo a Smeraldopoli. Andiamo direttamente nel market, immagino che bisogna fare così, anche in questo gioco, sì. E là arrivi da Biancavilla, vero? E conosci il professor Oak, vero? È arrivato quello che aspettava, vero? Glielo puoi portare tu? Ok, riceviamo il pacco per il professor Oak. E andiamo, ritorniamo a Biancavilla, come ormai ben sapete che bisogna fare questo Pokémon. Saltiamo, anche Pikachu salta, no? Pikachu attraversa
il recinto a caso. Guardate l'animazione che non esiste di Pikachu. Ah no, ok, c'è una piccola animazione. Beh, più o meno, più o meno. C'è un'animazione un po' così, diciamo. Andiamo a battere un altro Pokémon. Perfetto, un PJ. Vai, tuono shock. Perfetto. Pikachu non sale di livello comunque, eh. Proprio non ne vuole sapere. Guardate Pikachu. Non sembra faccia un'animazione diversa dal passo solito. Forse è leggermente più veloce. Sì, forse un saltino lo fa, però. Ok, Biancaviglia, giustamente bianca. Va bene. Io vorrei prendere un Pokémon selvatico però qui. Ah, forse non posso incontrare Pokémon se vado dove stava prima Pikachu. Davvero? Devo far così per incontrare un Pokémon. O forse qui non posso incontrare nessun Pokémon perché mi conta ancora come Biancavilla? Forse sì. Forse lì mi contava ancora come Biancavilla, quindi non potevo incontrare nessun Pokémon nuovo. Cioè nessun Pokémon nell'erba alta. Andiamo di tuono shock. Però Pikachu dovresti salire di livello, tipo, eh? Così te la butto lì. Non va bene che sei ancora a livello, che tu sei ancora a livello 6, dopo tre Pokémon selvatici. Salve, Hawk. Oh, Glacial, come sta il mio vecchio Pokémon? Beh, sembra piacergli molto. Devi avere talento come allenatore di Pokémon. Cosa? Hai qualcosa per me? Vai, consegniamo il pacco per Hawk. Ah, la Pokéball speciale che ho ordinato. Grazie. A proposito, devo chiederti un favore. No, no. Arriva Gary con il suo motivetto. Nonno, il mio Pokémon si è rinforzato, vedi? Vedi, vedi, nonno, vedi? Ah, Gary, arrivi proprio al momento giusto. Volevo chiedervi un grosso favore. Là sulla scrivania c'è una delle mie invenzioni, il Pokédex. Registra automaticamente i dati dei Pokémon visti o presi. È una specie di enciclopedia. Glaciale Gary, portate questi con voi. Riceviamo il Pokédex da Oak. Realizzare una guida completa di tutti i Pokémon del mondo. Era questo il mio grande sogno. Ma sono troppo vecchio ormai. Allora voglio che siate voi a realizzarlo. Avanti allora, datevi da fare. Sarà un grande contributo per la storia dei Pokémon. Perfetto, nonno, lascia fare a me. Glacial, mi dispiace dirlo, ma non ho proprio bisogno di te. So come fare. Prenderò la mappa delle città da mia sorella. Le dirò di non prestartela. Glacial. Cazzatissimo, Gary. E a questo punto andiamo anche noi da sua sorella a prendere qualcos'altro oltre alla mappa città, i Finowatermin. Eccoci qui. Il nonno ti ha chiesto di fargli un favore? Tieni, ti sarà d'aiuto. Non sa manco quale favore, magari ti ha chiesto di andare a prendere la Coca-Cola, invece prendi la mappa della città, ti sarà utile. Ok, proseguiamo allora. Pikachu non ha ancora perso tipo alcun HP. Pokémon selvatici latitano. Per ora dobbiamo andare a prendere delle Pokéballs. Per poter catturare almeno PJ. Ah, livello 6 lo posso trovare qui. Ok, questo ci darà un bel po' di punti esperienza almeno. Forse non lo shottiamo nemmeno, infatti. Ma ci sta, ci sta. Vai. Avessi avuto la Pokéball qui, l'avrei provato a catturare. Bel PJ al 6. Oh, finalmente Pikachu a livello 7. Ok, sta andando su di attacco e non di speciali, però. Strano. Pikachu dovrebbe andare su di speciali, in teoria. Non di attacco. Vediamo, altro PJ. A livello 4. Questo forse lo shottiamo, contanto che siamo saliti a livello 7. Sì, perfetto. Possiamo proseguire. E andare direttamente a comprare una Pokéball. Il primo capo palestra sarà comunque Brock in teoria, no? Quindi dobbiamo attrezzarci. Vai. Compra. Pokéball. E prendiamone 5. Perfetto. Una pozione. Ma sì, dai. Può sempre far comodo. E soprattutto un antidoto può far comodo, sapete? Dato che stiamo per andare nel Bosco Smeraldo. Ecco fatto. A questo punto possiamo uscire e andare da questa parte. Io per questo let's play tenterei di catturare e di usare solamente i Pokémon che ha usato Ash. Quindi tre starter, se è possibile farlo almeno.
spero sia possibile farlo. Menki, tipo se troviamo qui Menki lo prenderei molto volentieri. Troviamo Nidorina. Ok, Nidorina, Nidoran femmina. Lo sprite non è tanto bello questo in confronto a quello di prima generazione. Però, no, gli abbiamo fatto un brutto colpo. Ah, ma quindi probabilmente essendo ancora prima generazione i brutti colpi vengono calcolati ancora con una percentuale maggiore in base alla velocità del tuo Pokémon. Se così fosse, Pikachu tirerà brutti colpi a manetta. Cerchiamo ancora un po' qui. Se magari si riesce a trovare dei Pokémon selvatici, perché mi sembra strano che non escano. Cioè, hanno abbassato magari lo spawn rate. Che questo invece è Nidoran maschio, bellino lui. Mi piace anche come colore. Andiamo lì con lo shock. Azione, ok, non ci ha fatto malissimo. Lui giustamente è rimasto in vita. E andiamo lì con lo shock. Come vi ricordo, come appunto vi ho ricordato spesso nel primo Let's Play, allora cerchiamo un'altra volta qui dentro. Io non voglio velocizzare questo tipo di let's play, voglio che sia giocato come se lo stessimo giocando appunto sul Game Boy, no? Non voglio velocizzare, non voglio che diventi una speedrun di un tizio che corre in continuazione in giro, altrimenti diventa la Kaizo. Andiamo lì con lo shock, altro brutto colpo, eppure paralizzato. Ottimo. Lui ci usa azione, anzi lei ci usa azione. Sì, tra l'altro, appunto, essendo prima generazione, non esistono ancora distinzioni tra maschio e femmina nei Pokémon. Solamente con Nidoran. Che c'è Nidoran maschio e Nidoran femmina. Qui sopra c'è uno strumento, vediamo. Vediamo se c'è. Sarà dentro l'albero, sì. Perfetto. Come nella prima generazione. Cioè, come negli altri giochi. Farò molte volte questo tipo di errore perché, essendo che graficamente è a colori. Ed è leggermente migliorato anche per vedere gli sprite nuovi. Tenderò spesso a confondermi e pensando che questa sia una sorta di nuova generazione rispetto a Pokémon Blu che abbiamo appena giocato. In realtà è ovviamente la stessa generazione. Vediamo tu che livello sei. Livello 4, ok, ti posso catturare allora. Se non ti shotto. Speriamo di non shottarti. Perfetto. Raffica, vediamo. Ok, è normale, Raffica ancora. È ancora di tipo normale. Andiamo di Pokéball. E prendiamoci questo PJ. È vero che Ash tecnicamente cattura un PJ8 nel Bosco Smeraldo, però PJ8 sarà difficile da trovare. Di indole docile, preferisce alzare sabbia sul nemico per proteggersi piuttosto che attaccarlo. Non so se le entry del Pokédex siano cambiate. Rispetto a i Pokémon blu? Sinceramente non lo so, questo magari potete scrivermelo nei commenti. Se sapete se sono cambiato oppure no. Cioè quello che viene detto nel Pokédex per ogni Pokémon che viene catturato. Perfetto. Abbiamo preso PJ. L'abbiamo catturato. E direi di metterlo quindi davanti per iniziare ad allenarlo. Pokémon, PJ, ordina. Tra l'altro con questo gameplay di Pokémon giallo ci prepariamo all'uscita di Pokémon Violetto e Scarlatto, che vi anticipo aver già preordinato uno dei due, Scarlatto mi sembra, perché vorrei portarlo sul canale. Diciamo che tecnicamente, cioè se non stessi facendo video su questo canale, se non volessi creare una sorta di community comunque attorno ai giochi di Pokémon, non l'avrei preso Scarlatto, devo dire la verità. Non è un gioco che mi attira. Però, per fare dei video sul canale, l'ho preso. scusa? Questo era quello che ci insegnava a catturare i Pokémon e ha sbagliato e non è riuscito a catturarlo. Va bene. Proseguiamo, va. Allora, vediamo se qui dentro troviamo qualcun altro interessante come Pokémon. No, nessuno, niente. Passiamo come se niente fosse nell'erba alta. Tu dici qualcosa? Pensi di andare a Bosco Smeraldo? Sii prudente. È un autentico labirinto, che dice solite cose. Mi sa che gli NPC qui non cambiano proprio, eh. Potrebbero forse cambiare solamente
Magari la distribuzione dei Pokémon. Troviamo una Pokéball. Perché mi sa che potremmo trovare gli starter qui in giro, no? Come selvatici. Ciao, hai preso per caso un Pikachu? Oh! Questa allenatrice non c'è mai stata qui. Quindi cambia anche la disposizione degli allenatori. Cambiamo Pokémon subito. Mandiamo Pikachu. Vabbè, giustamente Pikachu non è nella Pokéball, quindi non fa l'animazione della Pokéball. Perfetto, paralizzato. Eppure si gode. Si gode quando vieni quando qualcuno viene paralizzato da uno shock. Beh, lui continua a dirmi l'attacco. Ma tanto io attacco con l'attacco speciale, quindi cavoli suoi. Che questo mi farà relativamente male, buono. Non così tanto come pensavo. Ok, Pidgey non è salito di livello, mentre Pikachu sì. Ottimo. E hai imparato anche Tuonda per paralizzare al 100%, niente male. Nidoran maschio. Sì, cambiamo Pokémon di nuovo e mandiamo PJ. Che può usare solo Raffika, quindi non so quanto convenga. Contando anche che sicuramente con il Nidoran maschio conosce Ruggito. Quindi mi farebbe fare sempre molto meno danno. Ok, no, inizia con Fulmine Sguardo lui, facendomi calare la difesa. Andiamo di tono shock noi tranquille. Vai ancora di tono shock. È un brutto colpo, potevi tirarmelo però qui, eh. Beh, buono che lui abbia fallito 2 volte su 2 Fulmine Sguardo. Ok, PJ a livello 5, ottimo. E impara anche Turbo Sabbia, bene. Abbiamo battuto la pupa. Non può essere, invece sì che può essere. Ok, quindi abbiamo anche degli allenatori diversi. Qui ci potrebbe essere uno strumento invisibile? No. Sono qui con alcuni amici. Stanno lottando con i Pokémon, ok. Forse qui dietro? Sì, qui dietro, ok. Antidoto. Che fa sempre comodo comunque l'antidoto. Ah, andiamo a sfidare te. Accidenti, non ho più Pokéball per prendere Pokémon. Dovresti averne sempre alcune di scorta. Qui c'era una Pokéball se non sbaglio, no? Non c'è più. Niente. Andiamo a sfidare lui, andiamo a sfidare questo Pigliamosca. Ehi, anche tu hai dei Pokémon. Dai, 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 lottiamo! Ecco quel dai, dai, dai mi è uscito perché ho recentemente visto la quarta stagione di Boris su Disney Plus. Se l'avete vista anche voi, fatemelo sapere nei commenti cosa ne pensate. Allora, Caterpie, andiamo di Raffika, che non sarà super efficace contro Caterpie. Perché vi ricordo che è di tipo normale questo attacco, in prima generazione, vedete? E Caterpie continua ad andare di mille bave, anche se è già più veloce di noi. Ok, Cozione, non dovrebbe farci troppo male. Anche se un po' ce ne fa, beh, è comunque 2 livelli avanti questo Caterpie, eh. Quindi ci sta che faccia relativamente male al nostro PJ. Buono, bravo PJ. Livello 7 direttamente, quindi ha fatto 2 livelli. Ok, mandiamo a questo punto. Beh, lasciamo PJ contro quest'altro Caterpie. Raffichella. Altra Raffica. Sì, noi continuiamo a essere super lenti. Perché non l'abbiamo sostituito. Tanto Caterpie non penso che ci possa shottare, sinceramente. Ok, vai altra Raffica. Bravo, usami le bave così non mi fai nulla. E addio, Caterpie. PJ a livello 8. Ottimo. Ha fatto 3 livelli con questo Pigliamosca, PJ. No, Caterpie non può perdere. Mai frase fu più stupida. E a questo punto cerchiamo un Caterpie a nostra volta da catturare. Eccolo. Caterpie a livello 3. E va bene, ce lo faremo bastare. Andiamo di Raffika. Non dovrebbe shottarlo, in teoria. Non è super efficace. Infatti. Buono. E ci catturiamo anche questo Caterpie. Strumenti, Pokéball. Così abbiamo i primi due Pokémon che Ash ottiene appunto nell'avventura dell'anime, PJ e Caterpie.
Ecco fatto, aggiornamento del Pokédex. Caterpie Pokémon Baco. Se gli si tocca il sensore che ha sulla testa, si difende emettendo un odore insopportabile. Ok. Credo che siano cambiate effettivamente le entry del Pokédex. A questo punto ragazzi, torno al centro Pokémon, taglio, curo i Pokémon e ritorniamo qui. Detto fatto, sono tornato qui al Bosco Smeraldo con Caterpie al primo posto. E andiamo quindi a cercare di allenarlo contro quest'altro pigliamosche. Ehi, un allenatore di Pokémon non può svignarsela. Assolutamente no, non siamo mica Smeagol noi. Che ce la svignavamo. Ok, manda Metapod. Ottimo per allenare Caterpie. Andiamo di azione. Ok, questa sarà una lotta molto lunga. Sì, troppo lunga, quindi cambia Pokémon e mandiamo subito Pikachu. Caterpie comunque si prenderà un po' di punti esperienza. E noi useremo Tuono Shock per ucciderlo subito questo Metapod, dato che andremo ad agire sulla sua statistica speciale e non sulla sua difesa che si sta boostando all'inverosimile. Comunque carino anche il nuovo sprite di Metapod. Caterpie sale subito a livello 4, ottimo. E userai Caterpie, mandiamo il nostro Caterpie. Rimandiamo il nostro Caterpie. Eccolo qui. Ecco, un Pokémon al 4 contro un Pokémon al 6 si intuisce chi morirà, quindi cambiamolo subito. Facciamogli prendere un po' di esperienza, mandiamo poi il nostro PJ. Che subisce davvero tanti danni, ha una difesa scarsissima. Però, non male, ne ritorna anche abbastanza di danni. Vai, altra raffichella. Mille bave, ok. E altro mille bave. Va bene. Noi andiamo di raffica e lo tiriamo giù tranquillamente. Poi mandi altro Metapod. Vai Caterpie, tutto tuo. Ovviamente non mi metto a fare azione all'infinito per tirarci un Metapod. Sarebbe una noia mortale da vedere. Ma cambieremo subito Pokémon e manderemo Pikachu. Rafforzatore, va bene. Vai, Tuono Shock. Tra l'altro questo allenatore qui in Pokémon rosso, o comunque rosso fuoco, non aveva due Metapod e un Caterpie, aveva già dei Weedle. Quindi anche i Pokémon degli allenatori sono cambiati. Caterpie a livello 5, ottimo. Non ho più Pokémon per lottare, mi spiace. Possiamo proseguire. Consigli utili. Contatta Professor Oak via PC per avere la valutazione del tuo Pokédex. Va bene, grazie. Prendiamoci questo antidoto, se non ricordo male. Ah, no, una pozione. Ok. Proseguiamo. Qui sopra non c'è l'allenatore che c'è in rosso fuoco, credo. No, è dall'altra parte. È di là. Quello che ha le evoluzioni. Ah, quindi si trova PG8 nel Bosco Smeraldo. Ah. Beh, allora ragazzi, provo a catturare lui direttamente lui. Ho buttato via un po' di esperienza per il nostro PG, ma va bene, cioè sia un PG8 a livello 9, niente male. Ok, Raffica farà male perché è di tipo normale, non volante. Pikachu ha fallito due volte con uno shock, non va bene. Non va bene questa cosa, Pikachu. Ha fallito 3 volte su 3 con uno shock. Questo è palesemente uno scam da parte del gioco. Mii, che verso che ha fatto quando è morto. Non lasceremo mai più morire Pikachu. Che verso sofferente. Ok, andiamo di Raffica. Beh, gli ha fatto abbastanza male. Usiamo una Turbo Sabbia anche noi, non andiamo ancora di Raffica. Ci farà malissimo. Abbastanza. Vai, un'altra Raffica. Buono che fallisce Turbo Sabbia, buonissimo. Non poteva fallire quella contro Pikachu, vero? Avremmo già sbrigato questa faccenda. Niente, brutto colpo. Oh, che sfiga, ragazzi. Usiamo un altro Pokémon. Siamo... è tutto nelle mani di Caterpie. In questo punto. Speriamo che la Pokéball... no, non la pozione. La Pokéball faccia ciò che deve fare. È tutto nelle mani di Caterpie. Caterpie. No. Ok, si prende un Turbo Sabbia in faccia. Caterpie resiste eroicamente contro PG8.
e si becca un'altra Pokéball. Preso! Grande Caterpie! Grande Caterpie! Ok, abbiamo Pidgeotto, quindi. Un Pokémon pieno di vitalità che vola instancabile sul suo territorio in cerca di predegnare. Vuoi dare un soprannome a Pidgeotto? No. A questo punto, ragazzi, torno di nuovo fuori. Ah, tra l'altro Pikachu è morto, quindi non ce l'ho più nel... non ce l'ho più a camminare con me. Torno di nuovo fuori dal Bosco Smeraldo a curare i Pokémon e torno qui con i Pokémon curati. Riprendo un attimo il gioco qui a Smeraldopoli perché voglio andare a vedere se è possibile sfidare il rivale su questo percorso. Sapete che è possibile farlo, non nei giochi nuovi, non mi ricordo se anche già in questi vecchi se è possibile farlo. Prima però abbiamo un incontro con un selvatico, che è un Nidoran femmina a livello 2, da cui penso che possiamo fuggire. Grazie. Adesso c'è il rivale qui? Sì, c'è il rivale, ok. Facciamoci allora la sfida contro il rivale prima di andare avanti. Ehi, Glacial, stai andando alla Lega Pokémon? Figuriamoci, senza neanche una medaglia. Scordatelo, la guardia non ti farà mai passare. A proposito, sono più forti i tuoi Pokémon ora? Sì, sono più forti, non so se forti quanto i tuoi, perché forse lui qui ce l'ha già a livello 10, se non ricordo male. A lui ha Spearow. Ok, ne abbiamo Caterpie. Andiamo subito a Pikachu. Beh, vai, Pikachu, so tutto tuo Spearow. E lui usa beccata. Dovrebbe essere non molto efficace, perché beccata è di tipo volante, almeno quello, dai. Siamo anche più veloci di Spearow, ottimo. Che si becca un tuono shock in faccia ed è un brutto colpo, tra l'altro. Vabbè, abbastanza inutile questo brutto colpo, perché avremmo comunque ucciso con due tuono shock. Però ci prendiamo un bel po' di esperienza, che non fa mai male. Poi, Eevee. A questo punto sì, cambia un Pokémon e rimandiamo di nuovo Caterpie per prendere altra esperienza. Vai. Per fargli prendere altra esperienza. Ed ora rimandiamo invece... proviamo Pidgeotto. A questo punto proviamo Pidgeotto contro Eevee. Che ci usa subito un Turbo Sabbia, mannaggia lui. Rispondiamo con un Turbo Sabbia allora. Buono. E andiamo ancora di Turbo Sabbia. Buono, 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 dai. Pensavo avesse fallito. E poi Raffica. Dovrebbe avere abbastanza attacco Pidgeotto da fargli molto male, infatti. Vai, altra Raffichella. Non abbiamo fallito un colpo, eh. Cioè, prima Pikachu con un Turbo Sabbia ha fallito 3 tuono shock di fila. Noi adesso con un Turbo Sabbia addosso sono 5 turni che non abbiamo ancora fallito. Ok, ora fallisce. Il sesto attacco viene fallito. Vai, buono. Addio Eevee. Ecco qua. Caterpie a livello 6. Ottimo. E Glacial l'ha battuto Gary. Ah, solo un colpo di fortuna. Assolutamente. Si dice che gli allenatori della Lega Pokémon siano fortissimi. Devo escogitare un modo per farla franca. Smetti di perdere tempo e sbrigati. Va bene, ok. Va bene, Gary. Sei molto lento comunque a camminare, Gary, posso dirtelo? Molto più lento di me. Comunque, andiamo ora a curarci i Pokémon. E poi torniamo al Bosco Smeraldo. Per l'ultima volta, però. Cioè, questa è l'ultima volta che torno a Smeraldopoli per curarmi i Pokémon, quindi non taglio. Faccio vedere anche questa parte qui. Ecco qua. Abbiamo battuto Gary. Abbiamo sfidato il nostro rivale. Pidgey in squadra lo tengo comunque perché può essere utile magari come Pokémon sacrificio, dato che comunque un po' l'ho allenato. Cioè l'ho preso a livello... cos'era? 4 ed ora a livello 8. Quindi un minimo l'ho allenato. Lo tengo comunque in squadra. Però cercherò di non usarlo o di usarlo al massimo come Pokémon sacrificio. A questo punto torniamo nel Bosco Smeraldo e finiamolo. Lo finiremo direttamente in questo video. Con Caterpie davanti, così magari si evolve. Dovrebbe evolversi a livello 8, giusto? 7-8, mi sembra 8. In Metapod. Eccoci qui. Proseguiamo. Bosco Smeraldo all'inizio può sembrare un po' labirintico, ma in realtà è molto semplice come zona. Una volta imparata. Eccoci qui. Guardate come evito tutta l'erba alta possibile. Guarda, più evito erba alta meglio è, ed ora però si entra.
Qui abbiamo trovato Pidgeotto prima, ora troviamo un Caterpie. A livello 5. Non sarebbe male farlo battere il nostro Caterpie, eh? Non sarebbe per niente male, si prende un bel po' di punti esperienza. In teoria non dovrebbe perdere, perché è di livello inferiore. E sono due Caterpie, due Pokémon identici praticamente. E ecco qua. Tanto Caterpie non combatterà probabilmente mai. E in più ha fallito azione lui, va bene. Mille bave, ok. Usa un'altra volta mille bave, mi raccomando, eh. Bravo Caterpie. Bravo. Sempre fortissima di Adi Pokémon. Ok, un po' di punti per Caterpie. Altro allenatore lì sotto. E un Metapod. Ah. Sapete che anche questo è ottimo da far battere a Caterpie? Non dovrebbe avere troppa difesa, infatti. Lui inizia a usare il rafforzatore, per carità, normale. A questo punto cambia un Pokémon e mandiamo direttamente Pikachu. Però non ha senso perdere troppo tempo qui con Caterpie. Mandiamo Pikachu, un tono shock e lo mandiamo all'altro mondo. Ha resistito questo Metapod, eh? Niente male. Con questo però forse Caterpie può salire di livello, eh? Poi di punti si riprende, ok no, nessuno di loro sale di livello, peccato. Allenatore, andiamo a vedere chi ha lui. Sono un mito, non vincerai! Oddio, ma chi è questo? Il samurai? E piglia mosche. Che ha? Caterpie, ok, a livello 8. E mi sa che è un po' fuori dalla portata del nostro Caterpie, quindi cambia un Pokémon e mandiamo Pikachu, che deve salire a livello 9. Lui usa mille bave, ok. E noi andiamo di tuono shock, siamo comunque più veloci. Andiamo ancora di tuono shock, no, fallisce. Pikachu, non inizierà a fallire tuono shock, eh. Non azzardarti di iniziare a fallire tuono shock. E impara attacco rapido il prima possibile, perché usare solo tuono shock come mossa di danno non è il massimo. Ok, Caterpie a livello 7. Ottimo. Vedete come statistica è una merda. 11-11-13-8. Ok, però Pikachu a livello 9. Decisamente migliore. 17-11-24-15. Ecco, Pikachu ha la stessa difesa di Caterpie. Per farvi capire. Di Caterpie che è 3 livelli indietro. Anzi, 2 livelli indietro. Mandiamo Caterpie di nuovo. Dobbiamo riuscire a farlo evolvere almeno in Metapod per far sì che sia un minimo utilizzabile. Poi certo diventerà utilizzabile a pieno solamente quando diventerà Caterpie. Butterfree volevo dire, anche Caterpie. Mandiamo Pikachu. Ok, rafforzatore. Andiamo lì con lo shock. Altro rafforzatore. E noi altro tuono shock. Ecco fatto. Ho battuto anche questo pigliamosche, che ci dà un bel po' di punti esperienza. Dopo tanta fatica. Ehi, Caterpie si evolve. Ok, livello 7 allora, non 8. Perfetto. Evoluzione di Caterpie Metapod. Eccolo qui. E impara giustamente anche il rafforzatore. Proseguiamo. Prossimo obiettivo, farlo evolvere in Butterfree. Ok, contro Caterpie a livello 6. Direi che è una bella sfida per il nostro Metapod. Tiriamoci un rafforzatore. E poi andiamo di azione in continuazione. Vai, azione. Siamo già più lenti di lui, quindi ci beccheremo sempre comunque il secondo turno. Ah, però, toglie davvero così poco? Mi sa che non conviene allora fare sta cosa. E ormai l'ho iniziata, la faccio, tanto perderemo un minutino. Ah, però se inizia a fallire azione, ragazzi, non va bene. Azione non può fallire la Metapod. Dai, forza. Altra azione. Dai, ce la puoi fare, Metapod, ce la puoi fare. Fallisce di nuovo azione, ma ragazzi, che fastidio che dà questa cosa che nella prima generazione le mosse tutte possono fallire a caso. Cioè, non senza drop della precisione, a caso possono fallire.
Ok, abbiamo buttato giù Caterpie, 45 punti se li hai presi e proseguiamo. Ecco, prima non uscivano Pokémon, adesso che voglio andare avanti ne escono 350.000. Tra l'altro anche di livelli molto alti, cioè Caterpie al 6, non è che se ne vedono molti, ma andiamo PG 8. Prendiamoci comunque questa esperienza bella succosa, succosa come Caterpie. Insomma, Bear Grylls insegna, l'avete visto quando mangiava quella larva gigante? Orribile che trovava nel tronco marcio. Ecco, quella larva gigante era molto simile a Caterpie. Ed era effettivamente succosa. Ok, un po' di punti a tutti e proseguiamo. Che qui sopra non c'è quindi l'allenatore. L'allenatore con i Pokémon evoluti. Andiamo verso il basso. E altro Pokémon selvatico. Vediamo un po' un Caterpie a che livello? Livello 4, che questo non ne vale la pena. Fuggiamo. Ecco qui. E proseguiamo. Qui sotto c'è uno strumento, sì. Una bella pozioncina. Pikachu, spostati. Non volevo parlarti. Ok, è felice Pikachu. Questo è l'importante. L'importante è che Pikachu sia felice. Ora andiamo a sfidare quest'ultimo allenatore. Ehi, aspetta. Cos'è questa fretta? Ha fatto anche la rima, caro allenatore. Sei contento? Che piglia mosche. Chiamarne campo Caterpie. A livello 10, tra l'altro. Quindi non ci sono Weedle in questo gioco? Mi state dicendo che non ci sono Weedle? Voglio cambiare semplicemente Pokémon e mandiamo PG8 contro Caterpie. Vai, raffica. Una bella raffichella. Certo, questo è un brutto colpo, effettivamente. Ha fatto un po' troppo danno, eh. È comunque di un livello avanti quel Caterpie. Certo, fa schifo come Pokémon Caterpie. PG8 invece dovrebbe avere delle statistiche più elevate. Di un normale PG a livello 9. Ok, Metapod a livello 8. Ottimo. E PG8 a livello 10. Niente male. Abbiamo battuto il Pigliamosca. Mi arrendo, sei proprio forte. Beh, grazie. E possiamo proseguire verso la fine del Bosco Smeraldo. Con l'ultimo Pokémon che ci taglia la strada, che è un altro Caterpie. Tutto bello verde. Da cui fuggiamo, però, perché ci fa troppa paura Caterpie. Non riusciremo mai a batterlo. Eccoci qui, siamo arrivati a questo punto. A Plumbeopoli. Vediamo se lo schermo diventerà grigio. Che siamo a Plumbeopoli, infatti. Grigissimo. Possiamo entrare quindi nel centro Pokémon, curarci i Pokémon che hanno affrontato il Bosco Smeraldo, il primo dungeon del gioco. Ecco qua. Infermiera Joy che con calma ci cura i Pokémon. E direi che per questa parte, quindi, per questa prima parte del mio gameplay, let's play, walkthrough, chiamatelo come volete, di Pokémon Giallo, e con Pikachu che è compenetrato nel centro Pokémon, finisce qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti, oltre a condividere questo video a tutti coloro che potrebbero essere interessati ad un let's play semi blindrun di Pokémon Giallo, dove poter commentare mano a mano che si va avanti. Quindi, da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!